normativo è per la validità dei sacramenti e la unione con il vero Papa. Anche se il Papa è un peccatore, se il Papa è un peccatore mortale, però si vuole il Papa. E adesso non abbiamo nel posto del Papa, non c'è Papa, non c'è un Papa. Che cosa ci vuole ancora per farci credere che non possiamo più andare là e pensare che là c'è la presenza eucaristica ancora, anche gli altri sacramenti? E così l'inganno è terribile. E non solo questo, chi celebra in unione con Bergoglio non è solo ingannato, prende ancora, se si unisce con lui, vive unione, tutti questi spiriti che lo accompagnano si infiltrano in tutte le azioni che sono celebrate in unione con lui. Dobbiamo renderci conto di questo.